Buongiorno papà e bentornati di questo nuovo videoblog. Guardate qua raga. Comunque raga, obbligo del giorno, devo fare solo un botto di mosse strane, salti strani e poi andiamo subito al video. Questo tuffo si chiama tuo nonno in cariola. Invece questo tuffo si chiama tuo nonno incinta. L'ultimo tuffo, regà, nei commenti ditemi il nome perché io non so come chiamarlo. Scelgo il nome migliore e lo metto nel prossimo video, regà. Mi sono distrutto le palle, amore, non puoi manco capire qua. Comunque, ragazzi, altre due cose. Prima cosa, commentate il vostro tuffo preferito, scrivete il nome. E secondo, ragazzi, se volete far parte dell'obbligo del giorno, per favore, commentate qui sotto con hashtag obbligo del giorno e lo metto nel prossimo video. Un bacione. Comunque, ragazzi, questa casona è bellissima, è assurda. Guarda che bel culetto, Cosmo. È assurda sta casa. Poi c'è Giovanni là che sta scialla, tutto bene. Io raga sciallo, sto entrando tutto bagnato, ora sporco tutto. Mi odiano tutti. Vabbè, mi odia pure Alba perché lei deve pulire. Wow, ok ragazzi, questo è un video letteralmente fatto cosa cazzo, solo perché ci divertiamo e basta. Cioè vogliamo fare obbligo e verità. Abbiamo chiesto a voi degli obblighi e delle verità. Facciamole, di coppia. Io direi di iniziare con obbligo per Dani. Mangia un limone intero senza fare espressioni. Vabbè, ok, allora ragazzi, siccome io sto in mezzo al nulla, sono le 2 di mattina e non c'ho un limone, il suo naso sarà un limone. Wow, grazie ragazzi, questo era un cringe incredibile. Verità, cosa pensavi all'inizio di Alba? Allora, facciamo così, ora ci diciamo tipo le prime impressioni, io di te e te di me. Allora io quando ho visto te, te lo giuro, pensavo, non ti pensavo così tanto intelligente e pensavo eri tipo una ragazza più facile. Ma te lo giuro, dopo raga, dopo che l'ho conosciuta, una delle persone più intelligenti, più belle, più simpatiche, più sportive, più abilitate, è una grande. Vai, ora te. La prima volta che ti ho visto era a Campo di Fiori. A Campo e di stavi Fiori. Stavi con raga. Il coso il microfono. Allora raga, la prima volta che mi ha visto stavo a Campo di Fiori con un megafono. E boh, sembravo veramente un coglione. Letteralmente raga, stavo contrattando con il marocchino che mi stava vendendo il e tipo il marocchino megafono. Ha detto tipo 10 euro, ho fatto ok, sì, sì. E poi io sono entrata, no? E raga, la prima volta lei entra così a cazzo. Così a cazzo, ma non ci siamo detti una parola, eh. Entra così a cazzo. Posso usare il megafono? Prende il megafono e fa. Non dice tipo shit, che sarebbe merda in inglese, dal nulla. Comunque, raga, io ve lo giuro, è vero. Cioè, sono le 2 di mattina. Siamo veramente strani qui. Verità per Alba. Hai mai pensato di lasciare Dani? Perché ci stai a pensare? Cioè, no. Però ovviamente, cioè quando litighiamo. Quindi ogni volta che noi litighiamo pensi di lasciare. Ogni volta che litighiamo, cioè quando litighiamo greve. Vabbè, mi quindi viene in mente questo tipo lasciarla. Ok, in poche parole sì. Comunque grazie amore, ma io no, non l'ho mai pensato. Alla fine non la lascio. Non l'ho mai pensato. Comunque raga, non ci siamo mai lasciati, no? Obbligo, prova a toccarti il gomito con la lingua senza fare facce strane. Niente, va niente. Bene. Sì. Niente. Hai fallito fortissimo proprio. Provo io. Vabbè, sembra un cocainomane, lasciamo stare. Obbligo, limonatevi. Wow. Ti amo, amore. Gosh, che cringe. Questo è il nostro primo cringe. Bacio. Una okay, persona ha scritto ti scopo. Così a cazzo. Risposta? Dimmi dove. Ok, va bene, cioè, mi ha distrutto il cuore. Verità, hai mai litigato con l'altro? Ovvio, cioè abbiamo litigato un botto di volte, ma pochi. Oggi. Pochi ma grevi. Vedi? Tipo oggi abbiamo litigato perché. No, non parliamo. Perché lei fa la figa e basta. Cioè no. Se la smatta. Ora iniziamo a litigare questo video. Ti obbligo a spogliarti in mezzo alla strada. Ma ve lo faccio io, sì. Faccio il sexy boy. No, io mi sono spogliato, raga. Cioè, va benissimo così. Comunque, raga, i cani hanno rotto il cazzo. Veramente, cioè, li prenderei a pizze. Obbligo, scambiatevi i vestiti. Ok, ragazzi, cioè, non voglio mettere Alba nuda, quindi. Boom! Sexy, come sempre. Siamo bellissimi. Ok, un altro obbligo.
Illunga NB. Eh? E non lo so, penso, gli è venuto un infarto mentre lo scriveva. Ok. Bacia stampo per 5 minuti. Così. Va bene. 2000 years later. Vai, sono passati 5 minuti, facciamo finta. Oh, questa mi piace. Lui, lei è stato il miglior fidanzato o fidanzata che hai avuto in una relazione. Quindi te sì, sei stato, io sono stato il tuo miglior fidanzato e sì, te sei stata la mia miglior fidanzata. Io non ho avuto tipo le relazioni serie. Quindi. Te no. Quindi sì. Ovviamente sì, ragazza, lei è fantastica. È la ragazza più bella. Comunque sì, lei è vergine delle relazioni, quindi ha avuto solamente me, quindi non ha una possibilità di rispondere a sta domanda. Verità. Oh. È vero che ami Alba? No, non la amo, la odio. No, ragazza, la amo tantissimo. Verità, è vero che sei uno storto? PS, sei il mio storto preferito dopo Monte. Obbligo per Dani, porta Alba a fare una vacanza. Ci andremo, ragazzi. Comunque, ragazzi, sì, andremo per una vacanza a fine agosto. Però non sappiamo se vogliamo andare a Paganico, che è un posto tipo di montagne. No, in Italia, cioè, o sì, in Grecia? Andiamo però in Sardegna. Beh. Ah, raga, o andiamo in Sardegna. Quindi Sardegna, Grecia o Paganico? Ok, verità. Chi si è innamorato prima dell'altro? Te di me. Innamorato no. Vabbè, tipo interessata. Io penso, io mi sono innamorato prima, te eri interessata prima. Ok, sì. Perfetto. Verità, ti sei mai limonato con Alba? No. Comunque, ragazzi, penso che abbiamo fatto abbastanza verità, obbligo, bla bla bla. Quindi, ragazzi, ci vediamo domani che continua il vlog. E non lo so, questo vlog l'ho solamente fatto per, boh, parlare con voi, fare una stronzata come video divertente e basta, raga. Quindi, bella. Belli, raga. Allora, io sto a un posto, si chiama Valle dei Templi. Infatti c'è un bel tempio là e là c'è una bellissima ragazza. E io sto qua con i miei occhialetti rotti, porca puttana. E mi sono veramente rotto il cazzo dei miei occhiali che si rompono ogni 2 secondi. Pure gli occhiali da vista ce li ho rotti, però vabbè, non è importante. Io da grande voglio una casa così, incompleta, come la mia vita. Amore, ma se ti buttassi ora su questo cactus qua? L'ha bugato. Ansia, c'è l'ansia dappertutto comunque. Gesù. Ah, c'è Post Malone e Billie Eilish, raga. Raga, comunque, porca puttana, cioè, è assurdo, è bellissimo. Guarda che sexy boy. Martedì, venerdì sono libero. Ah, venerdì sei libero, vai. Per tutte le ragazze. Raga, siamo scesi. È ancora meglio da vicino. Questo qua gli ha stirato fortissimo. Vai, belli, raga. Ciao. Che vi raccontate? Salutate, ciao. Salutate il video, vai. Siamo felicissimi che non ci aspettavamo neanche che tu c'eri in questa spiaggia. Lo so, ma è fighissimo questa spiaggia. Sì, grazie. Ma voi abitate qua? Ciao, sì. Cosa ne pensi, Cosmo? Un bel balletto fa cosa. Ciao. Buon pomeriggio dalla Cala Paradiso. Un paradiso per te. Ma sei la Cala Paradiso? Sì. Andiamo, dai, andiamo. Non vedo l'ora che seguitelo tutto, se no vi vengo a cercare a casa. Brava, mi piace. È bravissimo. Mi piace. Mettete sempre like. È bravissimo, il più bravo di tutti. Vai, un bacione, raga. Questo è il nostro piccolo granchio. Ora non si stanno muovendo, però... Sono morti. No, è che c'hanno paura. Ok, ragazzi, siamo ritornati 2 di mattina qua. E se vi è piaciuto il video, per favore lasciate un like, iscrivetevi, commentate e... un bacione, ragazzi.